Ecco il nido d'infanzia Messori di Fiorano. Venite a scoprirlo insieme a noi. Nel nido Messori sono presenti due sezioni miste e una sezione lattanti che accoglie i bambini dai 3 ai 12 mesi. Per rispondere alle esigenze dei bambini di questa fascia d'età, sono presenti spazi morbidi, arredati con cuscini e tappetoni, così che il bambino si possa sentire accolto e contenuto. Gli arredi e i giochi facilitano il movimento e lo spostamento in autonomia, così che i bambini possono avere la possibilità di esplorare e fare esperienze. Materiali e proposte privilegiano la conoscenza e le scoperte attraverso tutti i canali sensoriali. Gli spazi del nido sono continuamente riprogettati seguendo un pensiero pedagogico che è in continua trasformazione e ridefinizione. Tutto questo va a seconda degli interessi dei bambini e permettendo loro di sperimentare e sperimentarsi attraverso i diversi linguaggi espressivi. I bambini utilizzano autonomamente gli spazi e i materiali presenti che possono essere strutturati e di recupero e che vanno a sostenere la loro creatività e offrono la possibilità di apprendere attraverso l'esperienza diretta e il gioco. Lo spazio naturale è uno spazio dedicato all'utilizzo di materiali naturali che i bambini in genere ricercano e sperimentano in esterno. Questo spazio funge da ponte di continuità tra il dentro e il fuori. Per noi educatrici, quando si parla di outdoor, intendiamo l'utilizzo dello spazio esterno come ambiente di vita e di apprendimento. L'ambiente naturale per i bambini ha un gran potenziale educativo, sia per le opportunità esplorative dei contesti e dei materiali presenti, sia per le possibilità di movimento e di socializzazione. I bambini hanno la possibilità di esplorare il giardino in tutte le stagioni. Ciò permette loro di cogliere tutti i cambiamenti della natura e vivere esperienze legate ad essi.
Ciao a tutti, sono Sara, mamma di due bambine. Ho sempre apprezzato moltissimo la sincerità e il feeling che le tate creano con le famiglie e i genitori su come il bambino vive e sta all'asilo, le sue sensazioni e le sue emozioni. I laboratori nei quali i genitori creano del materiale materiali di riciclo per i bambini e le varie feste che sono state organizzate durante l'anno.